Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Io sono Guido e oggi andremo a vedere un breve video con un, diciamo, un piccolo tutorial che ci può essere molto utile, soprattutto nel settore dei droni e delle macchine radiocomandate. L'argomento infatti di questo video parla dei pacchi batterie, quindi delle pile, dei sistemi che servono per alimentare le nostre macchine radiocomandate oppure i nostri droni. Potete vedere un video riguardo l'argomento delle pile qui a questo video che vi suggerisco qui in alto sulla mia testolona. Ho cercato di spiegare a grandi linee gli argomenti principali riguardo le pile, sia ricaricabili che non. Potrebbe essere molto utile, dateci uno sguardo. Ma oggi in particolare andremo a parlare di battery pack. Più di qualcuno saprà cos'è questo affare, anche se è un affare che inizia a avere circa 25-30 anni. Questo qui era un caricabatterie della Gignicco, anzi della Nicco, commercializzato dalla Gig, che serviva appunto per ricaricare i pacchi batterie di alcune pile di macchine radiocomandate. Questo qui nello specifico è in grado di caricare pile da 4,8 volt, batterie di tipologia nickel-cadmio, ma possono essere utilizzate anche per ricaricare batterie al nickel-metal-idruro. La funzione è la stessa. Naturalmente, come potete immaginare, un pacco batterie del genere, fermo da qualche decina d'anni, non avrà più la resa di un tempo, anzi potrei dire che è abbastanza esaurito. La mia intenzione del video di oggi è quella di rigenerare un pacco batterie del genere, in modo che può essere riutilizzato sulla macchina, diciamo, originale con il quale veniva venduto, ricaricato con il caricabatterie in dotazione e magari utilizzare delle celle, ovvero delle pile interne, che hanno un'autonomia decisamente superiore. Questo pacco batterie in particolare ha delle batterie, è da 4,8 volt e da 620 mAh. Questo significa che qui all'interno ci sono un numero tale di batterie, un numero tale di pile collegate in serie, nello specifico ce ne sono 4. Ognuna delle quali è in grado di avere una differenza di potenziale sui capi, quindi tra polo positivo e polo negativo, di 1,2 volt. Mettendoli tutti in serie, quindi collegando il negativo della prima batteria con il positivo della seconda batteria, il negativo della seconda batteria col positivo della terza batteria, il negativo della terza batteria col positivo della quarta batteria, quindi creando una serie di pile, noi riusciamo ad arrivare a sommare tutte le tensioni ai capi di ogni batteria e arrivare a 4,8 volt. Per quanto riguarda invece la capacità, i 620 mA indicati qui sulla scatolina del pacco batterie, quello indica la capacità di ogni singola cella. Quindi queste batterie, ogni cella di queste batterie avrà una capacità di 620 mA. Quindi noi avremo una batteria complessivamente composta da 4 pile da 1,2 volt e da 620 mA di capacità. Naturalmente con le tecnologie moderne, come potete immaginare, riusciamo ad avere una densità di carica superiore. Infatti io ho acquistato, qui grazie al mister Amazon, delle celle, degli altri pacchi batterie che andremo a sostituire a quello originale, con una capacità decisamente superiore, ma con la stessa tensione. La tensione ci servirà per alimentare tutta l'elettronica e tutto il motore. Quindi l'elettronica e il motore, tutto quello che assorbirà corrente, funzionerà a 4,2 volt. Se noi ne diamo troppi di più, bruceremo tutto. Per quanto riguarda invece la capacità delle batterie, noi potremmo avere ipoteticamente metterci una batteria con una capacità infinita. Avremo semplicemente più durata senza danneggiare l'elettronica. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Allora, vabbè. C'è una pila da 9 volt di quelle ricaricabili, vi lascerò il link anche di questa in descrizione, può fare molto comodo per i radiocomandi. E qui ci dovrebbero essere allora qui ci sono le batterie. Ora, come potete vedere, sono più grandi. Infatti queste batterie non sono 4 ma sono 5, 1, 2, 3, 4 e 5, sono 5 celle da 1,2 volt l'una. Noi qui ne avremmo bisogno di solamente 4. La grande differenza, però naturalmente basterà toglierne una, la grande differenza sta nel fatto che queste sono da 1800 mAh, quindi sostanzialmente quasi il triplo di quelle originali.
Di conseguenza non è che avremo una durata un'autonomia tripla, però magari un 70-80% in più riusciremo ad ottenerlo da queste batterie qui. Ora, quello che ci resta da fare, cambiamo la visuale della telecamera, andremo ad aprire il pacco batterie originale e sostituire le celle originali con le celle che ho acquistato separatamente. Allora, togliamo la pellicola termorestringente che c'è intorno alla batteria in modo da isolare le varie celle. Ok, allora queste batterie, a parte il connettore di alimentazione, non sono saldate a stagno, ma c'è praticamente queste fettucce che vedete qui, penso che siano di nickel, vengono saldate con una macchina che si chiama punzonatrice, che è diciamo una cosa abbastanza professionale. Noi naturalmente dovremmo fare la saldatura a stagno, ma dovremmo farla in modo che poi queste batterie entrino nella scatolina del vecchio pacco batterie. Comunque, la prima cosa che dobbiamo fare, io lascerei intanto il cavo nero e il cavo rosso collegati in modo da ricordarci le polarità delle batterie. Ne tagliamo solo un pezzetto. Quindi noi sappiamo che se questo è il polo positivo, che è indicato anche da questa forma, questo dentino, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Qui c'è un dentino, uno scalino qui. E comunque dalla forma del tappino della batteria. Così, oppure piatto per indicare il negativo. Comunque noi dovremmo andare a rimuovere l'ultima cella. Ok, ora vi risparmio il modo in cui ho aperto questa scatolina qui, perché non è stata una cosa molto elegante. Infatti si può vedere qualche segno di manomissione del cacciavite qui. E questo qui è il pacco batterie che è presente all'interno del nostro involucro. Allora, sostanzialmente i due pacchi batterie, come vedete, si sostituiscono l'uno all'altro. Dobbiamo però fare attenzione per una cosa, ovvero qui ci sono questi connettori che dobbiamo riutilizzare, che sarebbero uno di qua e uno di qua, che sarebbero connettori che sporgono poi dalla scatolina, che vanno appunto nella loro sede del caricabatterie, dove vedete questi pisellini argentati, e stessa cosa nella loro sede delle macchine radiocomandate. Senza di questi naturalmente non avremmo modo di metterli in contatto, e quindi dobbiamo andare a cercare di rimuovere senza danneggiare troppo questi connettori qui e montarli sul nuovo pacco batterie. Proviamo. Allora, uno è venuto via, si è un po' strappato, ma teoricamente dovrebbe comunque essere recuperabile. E un altro invece, e questo diciamo è collegato al polo positivo della prima batteria, come potete vedere. L'altro invece prosegue lungo tutta la linea delle batterie, arriva fino al polo negativo dell'ultima batteria. Quindi dovremmo cercare di portarlo via senza romperlo, altrimenti non avremo la distanza sufficiente per arrivare al polo che ci interessa a noi. Ok, riutilizziamo anche la carta che abbiamo tolto insieme alla linguetta, perché in questo modo andremo a isolare i contatti sul quale passa questa linguetta.
togliamo tutto quello che non ci serve e quindi ora possiamo procedere. Allora, il saldatore è già caldo. Togliamo questo stagno da qui e lo riutilizziamo per saldarci questa linguetta. Vediamo se questa volta ce l'abbiamo fatta. Il più va da questa parte qui. Ok, sembrerebbe che siano rientrati nella loro sede 1 e 2. Ora, a questo punto non ci resta che rincollare il tappo. Applichiamo un po' di chiolla cianoacrilica tipo Super Attack qui sul bordo. E ora teniamo tutto chiuso per una mezz'oretta, aspettando che incolli il tutto. Nel frattempo che incolla, ragazzi, ne approfitto per approfondire un attimo il discorso del caricabatterie. Allora, come abbiamo detto, questo è un caricabatterie che riesce a caricare dei pacchi batterie da 4,8 volt. Qui sul caricabatterie c'è scritto 4,8 volt nickel cadmio battery e 4 ore di ricarica. Questo naturalmente è relativo ai pacchi batterie originali del 620 mAh. Infatti, qui sul retro, vediamo se la macchina riesce a mettere a fuoco, c'è una scritta su questa etichetta argentata, non so se si riesce a vedere bene, forse così, c'è scritto tensione specifiche 5,8 VDC
e poi un trattino 180 mA. Questo significa che questo trasformatore, una volta collegato alla spina della corrente, trasferisce da questi due poli che vedete qui all'interno una tensione di 5,8 volt, che è quello necessario per caricare questo tipo di batterie, con un flusso di 180 mA. Perciò, per caricare una batteria da 600, quanto abbiamo detto che erano queste? Da 620 mA, noi dobbiamo fare 620 diviso 180, che sono circa 4 volte. Perciò, per ogni ora che questo caricabatterie è collegato alla corrente con la sua batteria, riesce a inserire dentro la batteria 180 mA. Ok? Questo significa che se noi andiamo a mettere una batteria da 1800 mA, come potete immaginare, la carica non durerà più 4 ore, ma la carica durerà ben 10 ore. Naturalmente, se vogliamo caricare più velocemente queste batterie, dobbiamo utilizzare un caricabatterie più moderno, ma naturalmente non possiamo più utilizzare lo stesso slot in, ovvero lo stesso formato di pacco batterie come quelli originali, perché naturalmente non ci sta fisicamente all'interno. Allora, ora dovrebbe essere tutto incollato, possiamo togliere le nostre pinze. E la prima cosa che possiamo fare è innanzitutto verificare la polarità. Quindi sappiamo che qui è il più e qui è il meno. Così non vedete? Forse così vedete meglio. Ok, perfetto. Andiamo a misurare la tensione, capite la batteria. Allora, la batteria attualmente è a 5,12 volt. Ora lo andremo a inserire nel nostro caricabatterie e ci vedremo tra un paio d'ore per vedere se effettivamente ha ricaricato leggermente la batteria. Allora, eccoci qui. Dopo un paio di ore di carica, vediamo se è successo qualcosa. Teoricamente dovrebbe essere aumentato di qualche decivolt la tensione di questa batteria. Allora, prima abbiamo misurato, se non ricordo male, era intorno ai 5,1-5,2. Ok, ora siamo arrivati a 5,6, quindi questo significa che la batteria un pochino si è ricaricata. Avrebbe bisogno sicuramente di un altro paio di ore. Vi ricordo che le batterie, quando le acquistate, se sono in buono stato di conservazione, vi arrivano con circa il 50-60% di carica già all'interno. Ragazzi, anche questo tutorial giunge a conclusione. Io spero che vi sia piaciuto e che magari vi sia tornato utile, perché questo tutorial non è utile solo per i pacchi e batterie di queste macchinine radiocomandate, ma si può applicare anche per altri prodotti, come per esempio trapani avvitatori, biciclette elettriche, monopattini elettrici e via discorrendo. Ragazzi, anche questo tutorial giunge a conclusione. Io spero che vi sia piaciuto e che magari vi sia tornato utile, perché questo tutorial non è utile solo per i pacchi e batterie di queste macchinine radiocomandate, ma si può applicare anche per altri prodotti, come per esempio trapani avvitatori, biciclette elettriche, monopattini elettrici e via discorrendo. Vi invito a lasciare un bel pollicione se il video vi è piaciuto. Vi invito anche a iscrivervi, a seguirmi su Instagram, dove a volte pubblico dei contenuti magari differenti, qualche foto, qualche video, qualche storia. E soprattutto, se avete qualche dubbio, lasciate un commento qui sotto nella descrizione. Io rispondo a tutti i commenti di qualsiasi natura. Non mi resta che altro che augurarvi buon divertimento.